Ora ci spostiamo a Forno Votaro, a Lizos Gad, che ha ricordato anche il delitto delle foibe. Dalla Shoah alla pulizia etnica, prodotti finali dei nazionalismi e dei regimi totalitari. A una settimana dall'incontro con il prefetto sulla giornata della memoria, le classi dell'indirizzo informatico dell'Istituto GAD di Fornovo affrontano la giornata del ricordo con nuovi ottimi approfondimenti storici. Per quanto riguarda l'Italia, si traduce in nazifascismo e partigiani del regime filo-sovietico di Tito sui territori italiani di Istria e gran parte della Venezia Giulia. Invitato nuovamente dopo 3 anni è il generale Silvio Mazzaroli, direttore del giornale L'Arena di Pola. È una vita passata a cercare di far ritornare gli esuli alle proprie terre, non come semplici turisti. Vedere il vice comandante delle forze NATO in Kosovo emozionarsi e con gli occhi lucidi non è cosa da tutti i giorni. Ma il rivivere la propria storia, quella della sua famiglia e il terrore subito dalla sua gente, nelle vesti di un profugo di Pola all'età di 4 anni, tutto diventa comprensibile e al termine del suo profondo racconto, spontaneo e caloroso, è l'applauso di condivisione con insegnanti e studenti. Di qualsiasi delitto c'è la motivazione, fare andare via gli italiani, c'è il mandante, Tito, e ci sono gli esecutori. Loro davano a noi dei fascisti e noi davamo a loro dei comunisti. Tutti avevamo dimenticato che in effetti eravamo tutti quanti italiani. Oggi ho ritrovato la pace con me stesso e credo finalmente di avere la capacità e la volontà di girare la pagina. Grazie.